Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, sto facendo un esperimento e sto girando il video con il telefono. Non so, probabilmente l'audio sarà forse peggiore. Il video? Facciamo una prova. Allora, sono qua per mostrarvi i prodotti terminati dell'ultimo periodo. So che il mio canale nasce come canale beauty. Infatti, in molte ultimamente appunto mi hanno scritto chiedendo come mai io non facessi più video beauty. Apro questa piccola parentesi. Questo è un canale dove io condivido le mie passioni ed ero partita con una delle mie passioni, appunto i cosmetici. Che cosa è successo? È successo che mi sono resa conto di avere troppi prodotti, di non riuscire sempre a rispettare le scadenze e di essere letteralmente sommersa, perché ogni volta che guardavo un video beauty mi veniva la voglia di acquistare e acquistavo senza pensarci. È un pochino così anche con i libri. Anche se meno, in ogni caso i libri non scadono, i cosmetici sì, quindi il problema stava là. In più ho cercato negli ultimi tempi di inquinare il meno possibile, di avvicinarmi di più allo zero waste, eccetera. Per farvi capire, io sono 2 anni che non acquisto più beauty, se non il dentifricio e il sapone intimo, che sono le cose che si utilizzano sempre. Tutti i prodotti che vedete finiti da 2 anni sono prodotti che io avevo in scorta e ne ho ancora tanti di questi prodotti. Quindi per farvi capire quanta roba avevo e non fa più parte di me, non è più una cosa che io cerco. Cerco sempre appunto di sprecare il meno possibile, di inquinare il meno possibile. Altro motivo è che dopo anni e anni mi sono resa conto che le interazioni, mi piace, i commenti, eccetera, erano veramente, e anche le visualizzazioni erano veramente pochissime. Quindi è stato anche un po' demoralizzante e ho deciso quindi di cambiare totalmente, di parlare di un'altra cosa che a me piace moltissimo, di condividere un'altra passione completamente, qualcosa che mi rende comunque più felice e che rispecchia di più la me stessa di oggi. So che le interazioni rimangono comunque poche sotto ai miei video, pochissime sotto a quelle dei libri, dove parlo di libri, però è un argomento che a me piace di più e che mi rispecchia di più. Rimarranno comunque video dei prodotti finiti su questo canale e magari ogni tanto dei video su dei prodotti a confronto o su qualcosa in particolare, però ecco, questo non sarà più un canale solo beauty e incentrato sul beauty come era prima. Detto questo, vado avanti perché sto parlando da tantissimo e vi parlo appunto dei prodotti. Allora, ho terminato il balsamo per i capelli di Ecos. Questo è un prodotto vegano e certificato ICEA. È un prodotto che io avevo già acquistato. È la seconda confezione o la terza che utilizzo. Mi piace moltissimo, basta poco prodotto, districa all'istante i capelli, li rende belli morbidi, non li appesantisce, non li sporca e quindi ve lo consiglio perché a me è piaciuto moltissimo. Poi salviettine del marchio Nathan, sono vegan ok, sono con antibatterico, sono appunto salviettine con ingredienti ecocertificati. Salviettine multiuso che io utilizzo per vari scopi in casa e con cui mi trovo molto molto bene. Poi ho utilizzato questa maschera per le mani di Balea. Erano i guantini con burro di cacao, burro di karité, olio di macadamia ed estratto di vaniglia, che però a me non è piaciuto perché non ha fatto assolutamente niente, quindi non li riacquisterò più. Mi sono trovata molto molto bene con quelli di Sephora. Poi ho terminato questo bagno schiuma Bio Happy alla mimosa, buonissimo, io adoro
Il profumo di mimosa, c'è da dire che ci sentivo anche qualcos'altro, non solo la mimosa. Comunque molto buono, delicato, lava bene la pelle, 250 ml di prodotto senza parabeni, slash, siliconi, oli minerali, testato al nickel e certificato Natru, consigliatissimo. Poi ho terminato anche questo bagno doccia nutriente da Natura all'Argan. Con lo 0% di parabeni, oli minerali, slash e siliconi, 400 ml di prodotto. Mi è piaciuto moltissimo, soprattutto la profumazione, una profumazione veramente molto molto buona. Andava buona, buonissima, forse un pochino più autunnale, invernale, comunque andava a lavare bene la pelle, potrei anche riacquistarlo perché mi è piaciuto molto. Come mi è piaciuto molto questo gel doccia della linea Liebe die Natur della Lidl, era un'edizione limitata, vegana e cruelty free. Certificato Cosmos Organic, questo è un gel doccia con estratto di aloe vera e amamelide. Piaciuto tantissimo, una buonissima profumazione, è senza microplastiche, appunto vegano e ve lo consiglio, veramente molto molto buono. Di questa linea avevo utilizzato anche il dentifricio, anche quello mi era piaciuto molto, se dovesse sbucare fuori forse lo riacquisterei perché mi è piaciuto veramente tanto e in più ne bastava poco, quindi anche se è una confezione piccolina da se lo trovo ve lo dico 250 ml, mi è comunque durato molto. Eccomi qua con un'altra parte del video. Come si può intuire, sono di nuovo a registrare con la Reflex perché il telefono mi aveva praticamente cancellato il resto del video, io non me ne sono accorta e quindi niente, quei prodotti che avevo finito, che erano anche tanti e alcuni anche interessanti, è andato perso, i prodotti ormai sono buttati via, nel frattempo sono passati dei mesi, quindi niente, vi faccio vedere gli altri finiti, perdonatemi, non registrerò più con il telefono. Allora, terminato il doccia schiuma della Sien Wild Rose, questo qua certificato Natru, mi piace, delicato, lava bene, non irrita la pelle, una buona profumazione, assolutamente consigliato. Appena terminato, Peperosa e Pera di Phytorelax, una buonissima profumazione, si sente un po' di più la pera, anche questo lava bene, fa una buona schiuma e ne basta veramente, veramente poco. Anche il profumo è molto buono. Poi, terminato della Yves Rocher. Questo gel doccia di un'edizione limitata vecchissima, buona, era un'edizione limitata natalizia che però ha una profumazione fresca, una profumazione che mi è piaciuta molto ma che sinceramente non collego molto al Natale. Terminato anche questo gel doccia sempre della Yves Rocher, questo è un po' più recente ma anche questa è una vecchia collezione, Fiori di Cotone e Mimosa. Ne ho altre due confezioni di questa, con questa profumazione, mi è piaciuto sia come gel doccia sia come profumazione. Anche se oltre alla mimosa io ci sento altri tipi di fiori, quindi comunque buono, io adoro il profumo di mimosa. Poi ho terminato per quanto riguarda il viso, la mousse detergente viso di Naubei Detox, mi è piaciuta moltissimo. È un prodotto che non costa tanto, lava bene, delicato, veramente un buonissimo prodotto, potrei anche riacquistarlo. Poi sapete, questi prodotti in mousse durano tantissimo, almeno a me durano tantissimo e quindi li apprezzo per questo. Terminato poi le strisce depilatorie per il viso di Balea, per tanti anni le mie preferite sono state quelle della Sien, ma devo essere sincera, queste le ho trovate migliori perché strappano meglio e non mi irritano la pelle. Io ho una pelle molto molto delicata e queste non mi danno fastidio. Ho terminato poi questo shampoo semi di lino e malva di La Bioteca Italiana. Uno shampoo strepitoso, un odore fantastico, mi è piaciuto da impazzire. Lava bene i capelli, non li secca, non crea quell'effetto stoppa, li lascia puliti anche abbastanza a lungo. Io ho dei capelli normali tendenti al grasso e devo dire che mi è piaciuto molto. Certificato ICEA per chi fosse interessato. Comunque non costano neanche tanto questi prodotti della Bioteca. Sempre per i capelli ho terminato di Biolis Natur questo balsamo per capelli liscio.
lisci al burro di karité. Questo qua è un prodotto vegano ed è un prodotto che mi è piaciuto molto perché, a parte la profumazione veramente buonissima, ma poi va a districare all'istante i capelli senza appesantirli. Me ne basta pochissimo, questa confezione mi è durata tanto. Ho terminato poi questo gel doccia schiuma, carota e vaniglia della Saponaria. È un prodotto, anche questo vegan, che mi è piaciuto, ma la profumazione me l'aspettavo più buona. Comunque, un prodotto buono che rimane delicato sulla pelle, fa anche schiuma e la confezione mi sembra che non sia di plastica, ma sia ottenuta, è bioplastica, quindi non è la classica plastica. Comunque, un prodotto valido. Ultimo prodotto che vi menziono sono i dischetti di cotone di Tiger. Io i dischetti di cotone non li utilizzo più per struccarmi perché per quello sono passata a cose ecosostenibili che non sono usa e getta, però questi dischetti li utilizzo per disinfettare le ferite, pulire gli occhietti al gatto, insomma quelle cose dove servono i batuffoli di cotone. Io invece del cotone acquisto questi perché sono più comodi e facili da utilizzare. E poi perché mi dà fastidio quando si strappano i pezzetti di cotone, mi fa venire brividi, non so perché. C'è a chi dà noia il rumore del gesso sulla lavagna, a me dà noia quando si strappa i tovaglioli di carta e anche appunto il cotone. E quindi preferisco questi per disinfettare le ferite. Comunque non li trovo più da Tigotà, credo non li facciano più. Questi erano buoni perché intanto la confezione non è di plastica, ma era di cartone. E in più i cotoncini all'interno, i dischetti, sono di cotone biodegradabile o comunque cotone biologico, insomma. E mi interessava il fatto che non avessero una confezione in plastica. Però sono passata da Tiger diverse volte, credo non li facciano più. Peccato, prendevo anche Cotton Fioc per lo stesso motivo, ma anche quelli spariti. Ok, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato qualche mese fa per quanto riguarda il pezzo di prima e nell'ultimo periodo per quanto riguarda questi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale per aiutarmi a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!